Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, oggi facciamo un video molto speciale. Abbiamo scovato nella borsa di zia Wilma, ragazzi fragolosi, abbiamo scovato il suo telefonino e oggi andiamo a fare il tag What's in my phone? Cosa c'è nel mio telefono? Allora, la zia Wilma utilizza il Nokia Lumia 640 con un processore Windows Phone. Questa è la schermata di blocco, quella la nera che esce solamente l'orario e mi esce giusto qualche notifica o la chiamata o il messaggio o l'email già preimpostata. Gli esce e con il doppio tocco si illumina ed esce lunedì 1 agosto. Ecco qua. Allora, questa è la home page. La zia Wilma piace il blu, tutto blu, e non solo, anche blu la cover. Qua tutto blu, fa riflesso. Allora ragazzi, io vi faccio vedere, questa è la home page. Se vi faccio vedere prima la home page, cioè per il Windows Phone si chiama Start, mi è arrivato un messaggio di WhatsApp di un gruppo che non so, poi andremo a scovare. Allora, c'è WhatsApp, la prima applicazione, poi i quattro quadretti a fianco è chiamata, messaggi, mail, Internet Explorer. Poi abbiamo zia Wilma ha fatto la la cartella dei social. Andiamo a cliccare e nella cartella dei social abbiamo qui il contatto di Facebook, ecco Facebook, Twitter, SeiTag che è simile a Instagram, perché per il Windows Phone c'è un'applicazione comparabile. Poi abbiamo l'applicazione gestore delle pagine FB e queste tutte le pagine che utilizza zia Wilma. Poi c'è il Messenger, dovrebbe cliccare di nuovo su social, no vabbè, ok. Ah no, ecco. Io sono imbranato perché non lo so usare il telefono di zia Wilma. Ecco qui, sì, si è chiusa la cartella. Poi abbiamo i contatti con tutti i numeri di telefono. Vabbè, lo store dove si scaricano tutte le applicazioni. Lunedì 1 agosto ci sarebbe il calendario. L'applicazione, questa qua in bianco, è quella di PixArt. Poi abbiamo queste tre piccole applicazioni. Qua un quadrettino vuoto e quando è vuoto è nero. Abbiamo questa con la macchina, cioè sarebbe l'applicazione quella per il navigatore. Poi abbiamo la fotocamera e quella a fianco è Fitbit. Poi se avete qualche cosina che mi volete domandare su qualche applicazione, io ruberò di nuovo il telefono a zia Wilma, vi farò sapere. Poi qua c'è il meteo, il OneDrive, la galleria fotografica, Outlook, perché giustamente è Windows Phone, musica e video, tutte le applicazioni per la musica e il video. Abbiamo musica, video, podcast e la radio. Poi abbiamo un'altra applicazione per come navigatore, qua ti ricerca in base alla mappa dove vuoi. Poi c'ho il notiziario di MSN, qua c'ho delle pagine, qua ci stanno delle pagine, testi delle canzoni di zia Wilma, e poi abbiamo una pagina salvata. Allora, se noi facciamo io a cliccare tutte le app, andiamo a vedere tutte le applicazioni lettera per lettera e per alfabeto. Abbiamo il SeiTag, la calcolatrice, il calendario, poi abbiamo Clan Master, contatti, Cortona, dove conviene, Dub Smash, AM Cup, Facebook, Fitbit, Food and Drinks, foto, foto e testo, Gadget, Game Love Hub, giochi, AirDrive più AirDrive Maps, le impostazioni. In segreto, perché zia Wilma prossimamente farà
leggerà le cose in segreto, farà dei video in segreto, Instagram Meta, Internet Explorer, la guida di Lumia, Lumia Beamer, Lumia Camera, mail, cioè sarebbe il programma per entrare in qualsiasi tipo di mail, non quella di Windows come Outlook, ma in Gmail, in Yahoo e quant'altro. Poi abbiamo mappe, messaggi, Messenger, Meteo, Money, musica. Abbiamo l'applicazione della linea telefonica MyWindow, notizie, Office, OneDrive, OneNote, Outlook, Page Manager di Facebook, PixArt, Podcast, Portafoglio, PuzzleCraft, un gioco, Radio FM, ripristina batteria, salute e benessere, sensore dei dati, sensore memoria, Skype, SMS Art, Store, sveglie, telefono, torcia elettrica, GoTile, Trasferto i miei dati, che questo è molto ottimo, che si possono trasferire i dati se non erro, dal telefono al computer, Twitter, video, foto, video shop, WhatsApp e YouTube. Poi qua abbiamo, torna indietro, e l'ultima cosa che abbiamo fatto, abbiamo aperto la galleria, e non solo, se noi clicchiamo sull'immagine e saliamo sopra, ci escono i tastini. Con questo qua centrale andiamo direttamente sulla schermata di start, e invece con il cerca si apre direttamente Cortona. Ecco qua. A cosa stai pensando? E vabbè, possiamo farci una domanda, possiamo farci ascoltare una canzone, ti trova la canzone e quant'altro. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, sapere un po' i fattacci di zia Wilma, mettete tanti like, condividete il video. Se volete sapere qualcosa delle applicazioni di OneDrive, sei tag e quant'altro, tutte quelle là che c'ha zia Wilma, volete sapere anche un po' qualcosa sullo store del Windows Phone, delle applicazioni che non si trovano sul Windows Phone, che sono solo per Android e per iOS, per Apple, mi potete dire, ci sono qualche applicazione molto simile. E che dirvi, un saluto a tutti, un ciao a tutti, ciao ragazzi fragolosi, bye, alla prossima, ciao!